Allargare Paolo, non sei a sinistra. Non devi usare il salto per portare il pallone in cut. Devi allargarti Paolo, non devi saltare di lato, ti devi allargare. Sono troppo a filo asta. Attacco col punto di Florenzo.
sei e fare questo, perché tu fai questo, ma poi non puoi fare quel coso col braccio. Quando mi vengo da destra, perché si deve stare dritta e fare questo. Quindi se fai così, e poi questo qui la forza che ci fa. Però non devi andare verso il basso, devi andare parabola. Tu devi parabola, puoi stringere il collo. Da lì dai parabole e ti riporto il colpo. Io tipo, o lo faccio troppo poco, non devi sistemare una cosa per volta, non potrei mai fare tutto insieme, ok? Siccome fino adesso non c'era niente, ora almeno c'è la rinforza d'attacco, ora tieni la stessa rinforza d'attacco e fai il braccio. Ok? Però se allora sicuramente adesso colpisci la rete, se ti dai il colpo del braccio, perché poi non sembra niente, non ti questo. Puoi fare tutto su. Fare invasione con il clitoride e tirarsi in aria, che è meglio. Serve la parabola, non è niente che ti ostini a fare un pallone così veloce inteso senza parabola. Io non voglio fare questo, ti faccio tu, non voglio fare parabola. Ecco, ora mancano le spalle. La rincorsa c'è, già sto attacco. Le spalle erano verso zona 5, ci deve essere verso zona 1. Pallone a braccio piegato per dargli forza, non gliela devi dare la forza. Vedi anche le spalle sono zona 5? Sì. Tu devi avere le spalle zona 1 e colpisci la sedia. Anche perché da lì, se hai le spalle zona 1, non serve neanche fare extra rotazione. Non ce l'hai già le spalle. E allora devi lavorare più sul lì, però per farlo o si mette a saltare, per sapere se fuori la rete, da fare la pallone. E questa è la stronzata. Ora non serve così tanta extra azione, prima cosa che hai fatto è portare il braccio dietro la testa. Dai parabola al pallone. Anche te qua, dai parabola al pallone. Parabola si dà con l'avambraccio, se l'avambraccio è piegato non ci può essere parabola. Esatto. Hai stretto l'avambraccio, ha preso parabola, si è avvicinato tantissimo, ora basta soltanto riprovarlo. Dai, grande Paola! Uno! Grazie, mi ha fatto uno! Ma non sono certo. Non c'è fretta! No, se volti le spalle siamo appunto a capo! Le spalle rimangono dritte! Quasi. Tirare le spalle.
molto serio, ma con le mani fuori fuori. Sì, faccio. Era troppo lontana il corpo, devi prendere più in alto per ridare la parabola. Perché il braccio era bello distinto dall'ultimo colpo dell'avambraccio, in questa maniera, se sta qui non puoi colpire l'altro. Sì. Basta quasi. Sì, non carichi più con il braccio. Sì. Metti bene il braccio dentro la rincorsa. Non tirare le spalle, lascia la fondo del campo. Arriva. Mancano ancora due. L'arco dorsale, portati bene sulla palla. Prova, vicino. Prova. Ora non dire prova, dà molto fastidio. No, perché vuol dire sotto il volante, fate per lei alzare. Prova, ma lo dice uno stronzo, non sa fare un cazzo, prova. Gino. Se mi dicono prova, col pallone, che cazzo vuol dire? Andare verso il palo, quindi deve avere il peso sulla gamba sinistra per il palo. E le gambe devono essere allineate così aprire la vagina come fa sempre per mostrare sempre la meditazione. Posso dire a te prova ad alzare, effettivamente è l'altra moneta. Se ruota così non ce la possono fare, deve essere immobile. Devi avere il braccio che si muove, Eleonora, non puoi usare la spalla di nuovo. Tu delle spallate al pallone. Carica il corso. L'arco dorsale, no. Tieni le spalle zona 6, salta e stendi e colpisci. Con il gomito che va in avanti per distendere l'avambraccio.
sede non è messa a staccata la rete a caso. Prima di fare la vicina rete. Pazzesco, è anche di facile difendere però vicino a rete. Vedete questo? Salta, vedrai che la colpisce la prossima volta. Braccio sotto i capezzoli, non passa la rete. Vorrebbe dire che se con l'ombelico sulla rete non passasse. Carica, forza e passa. Le braccia erano giuste e l'attacco l'hai bloccato, che è un peccato perché è tutto perfetto. Serve a niente, ti volti anche in aria, sei specifico. Il caricamento del corso come hai fatto prima, che ora il bel braccio era così. Vuol dire che la palla deve impattare davanti a te in un punto più alto. Ok, finisci il gesto. Tu fai... Non è una palla, è questo. Perché deve avere rotazione, la palla più a rotazione il pallone più è preciso e va dove dici te. Ah, se tu lo blocchi la palla inizia a fare cose a caso. Dai! Devi usare il gesto attacco portando il braccio davanti al volto, non lasciando dietro il codino come Paola. Appena Paola l'ha capito ha fatto 5 calci. Faccio la rincorsa, vado via a passettini. Non girare le spalle, per poter girare anche quella che abbiamo tutto. Cioè, quello proprio. Oh, però perché nella situazione di difficoltà fai il peggio del peggio? Fai la rincorsa, carico le braccia. Stendendo l'avambraccio per il gomito alto, fa questo, vedi che sei sempre piccolo, questo sei così.
entrata e entra sulla sua. Salta e ci sei, Leonore. Ancora, ancora, dai più rotazione con quel gesto, uguale identico. Caricare il salto di conseguenza. Ancora uno. Con le gambe alzate. Sì. Quello Eleonora, continua a fare quello. Si è bello. No, bravissimo. Perché male l'è finita, non te lo spagna più via da terra. No, Eleonora, devi fare te, non c'è cazzo da fare. Ma metti scaricare responsabilità su altri, metti dentro il controllo. Ma anche la Mari se le può prendere! Gli avversari, devi muoverti verso il palo. Una sedia che è un po' più grande della riga, ciao. Allora, fatti i cazzi tuoi, alza, porca puttana, invece di incazzate. Non sei alzare, cosa correggere in corsa agli altri, tu sei la prima.
Serve anche saltare in avanti, devi fare solo un calcio. Ecco quell'altro. Migliorata vince. E continui a saltare in largo, devi essere già larga e fare in corso lì. Paola, divarica le dita.
mani erano sotto il mento. Sto facendo solo così. Magari, almeno la mano sarebbe sopra la testa, perché è sotto il mento. Estendere l'avambraccio in alto in modo che la palla prenda rotazione e si stringa nella direzione della sella, se no continua ad andare dritta tesa, non serve a niente, non è lo scopo dell'esercizio. Cioè, se tu vuoi sbagliare il contratto dovrebbe cadere prima della sella, non sempre vuoi. Questo lo puoi lavare perché oggi serve di aprire la mano rigida per dare il colpo di rotazione. Thank you.
nasce, Valle ti la vicina a te, la porti e lei scrive la palla all'asta. Mancano ancora tre. Faccio entrare quella in corsa d'attacco, però sono tutte palle aperte. Ancora una. Dai, guardala. Sei. Stop. Allenamento finito, pallone in sacco.